Capri è caratterizzata da alte coste che mettono in evidenza la forza delle sue rocce. Qui i pochi pescatori rimasti sono ancora innamorati di questo mare. La scagnata in l'acqua, quando, questa è una cosa molto importante, quando ha un solo metto, no? Ci sono i pesci 10 minuti che stanno un po' al largo e vengono alla costa. È la prima stella che esce, quella che è una cosa molto importante per i pescatori. Sta verso 2 ore così e poi tramonta, dove tramonta il sole. Vedendo quella stella, i pesci 10 minuti vengono a terra e poi se ne vanno. A Capri ci sono stati grandi pescatori e navigatori pure, che hanno quasi tutti navigati. Adesso non esistono più, sono finiti i pescatori, tutte quelle tradizioni, il mare. E io mi accontento di quello, di andare a pesca col mio barchino di 2 metri, quando ci sono quelli un po' di mareggiato, un po' di maestrale, che sguizza vicino un barchino che mi va in faccia, ma quella è la cosa bella. È come una persona, non può stare sempre calma, si deve pure agitare. Perché anche il mare, secondo me, c'ha un'anima, come ce l'abbiamo noi. I cani tenevano animali, faceva tutto formaggio. Io tenevo 7 vacche latte e 8 vitelli. Tengo solo le galline. Perché la forza non ci sono. Campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore, nella valle tutti in più. Ci volevamo più bene, si cantava, si rideva, si scherzava, si lavorava, stavano tutti in campagna a raccogliere gli ulivi. Quella era la vita. Vicenzino saliva da Marina Grande a piedi, veniva su, passava casa per casa. Signore, pigliatevi i pesci, e i soldi non li tengo. Quelle che avete in casa, che avete fatto nel giardino, me lo date. Se non avete niente, la prossima volta facciamo uno scambio, che ci davano i patate, i ceci, i fagioli. Olive, l'olio, tutte le patate, quelle che trovavano. E chi le diceva da andare tu, Renato? Tanto ragione ci arrivano, E quando veniva in casa dice no, non le voglio, non le voglio. Che si, tutti i giorni si portavano i pesci. Perché allora il mare era ricco, c'erano abbondanza di pesci. E loro e il loro mestiere, noi eravamo contadini, così si viveva. E tutti vero, vi tengo 89 anni. E da bambini abbiamo iniziato a lavorare, un po' per necessità e un po' perché mi piaceva. Lei aveva 10 anni, aveva 12 anni. Noi la prima settimana che siamo andati a lavorare, che abbiamo avuto? Abbiamo lavorato io e lei 50 lire, abbiamo guadagnato. E mamma ha comprato 2 chili di castagne. Poi ho incontrato mio marito, 60. Anche lui faceva queste scarpe di gomma, ci siamo sposati e insomma abbiamo sempre fatto questo mestiere. E noi facevamo questo tipo qua, questa è una scarpa proprio tradizionale. Dopo la guerra non c'erano queste scarpe usuali, tutti quanti portavano quelle di gomma. Mio marito ha fatto scarpe pure per la Repubblica, per dire nulla. Qui vengono tutti i personaggi a Capri, tutti. Buongiorno a clientela, dalle turbine al presidente, sono per tutti qua, non è che faccio un'eccezione, sono per tutti. C'ho clienti, diciamo, a livelli politici, sia di destra che di sinistra. Io ho clienti di livello, diciamo, come Julia Roberts, Jacqueline Kennedy, che ho tanti anni fa. A Emilia Fede li faccio da 40 anni, ai Sambra, alla famiglia. Quest'estate è stato, come si chiama, il figlio di Michael Douglas, qui diciamo.
come la persona ci faccio il santo, cioè dipende proprio come il personaggio, per esempio ci faccio il santo lì, cioè l'ispirazione me la dà il personaggio, il cliente. Spero che un giorno i miei familiari saranno qualcosa. Spero, perché ho pure un'età. Meno male che ci sta Peppino. Peppino ci piace fare le scarpe di corda. Queste scarpe di capri, scarpe di corda, si chiamano espadrillas. Qui a Capri si chiamano zambattigli. Questo è un lavoro di tradizione. Per fare un solo paio ci vuole mezza giornata di lavoro, più o meno. Purtroppo qui non ci sono sbocchi. Se ci fosse la possibilità di tornare all'artigianato vero e proprio, ci sarebbe la possibilità di lavorare estate e inverno. Il lavoro che faccio praticamente è la mia vita. Mi piace. Era il mio sogno nel cassetto. Cosa che sognavo di avere. Più della borsa, più delle scarpe, più di tutte quelle cianfrusaglie lì, era avere un bel cesto di pennelli. All'inizio a Capri non vedevo la possibilità di fare quello che volevo fare. Cioè, mia mamma avrebbe voluto che io facessi l'università, però io ho creduto che ero più indicata per fare un lavoro manuale. Mi dovevo tenere le mani sporche, dovevo sbagliare, dovevo sbatterci la testa. Questa è la prima parete che abbiamo fatto. È un sole che sorge da questo mare verde e blu, tipico caprese. È bello, forse è più d'inverno. D'estate non ci vado a fare una passeggiata sulla spiaggia, me ne guardo bene, perché è un trambusto, non vedi neanche più i ciottoli che ci sono sulla spiaggia. È tutto diventato così. A me viene la pelle d'oca quando faccio via Camerelle piuttosto che il porto, perché quello che vedi sono negozi accessibili a pochi. Mi ricordo del negozio che c'era di fronte, che era la panetteria di mio zio, che era, vabbè, era un negozio di quelli grandi, con gli armadioni grandi, con i barattoli, con le caramelle. Adesso al posto di quel negozio ce l'hanno fatti quattro. Allora, quello che dovrebbe fare Capri, Ana Capri, per se stessa, non lo fa. Nel senso che fa tutto per il turista. È per quello che i ragazzi vanno via, scappano. Un secolo fa a Capri c'erano molti artisti. Tutto quello che si faceva una volta a Capri si può ancora rifare, riprendere. Viviamo in un ambiente dove effettivamente uno stimolo continuo a annusare tutti i giorni queste bellezze naturali che ci portano ad affrontare, ecco, il nostro lavoro con una maggiore sensibilità. E questi per esempio sono dei soggetti che sto preparando per un progetto dedicato ai sentieri dei fortini. La strada che conduce ai fortini gira tutto intorno all'isola, nella parte forse più suggestiva, per cui si va fino al faro e si passa appunto per questi fortini che erano posti in queste posizioni a difesa dell'isola. Lungo questo percorso verranno sistemate delle pagine dei libri che conterranno tutte le specie vegetali presenti sull'isola, e questo verrà fatto anche per gli uccelli, altri animali, per i pesci.